E ora direi che arriviamo ad alcuni punti abbastanza dolenti, cioè prima di tutto le tue slide fanno schifo e lo diciamo fuori dai denti non vergognandocene, perché allora perché le slide per il webinar devono essere fatte in un certo modo. Noi nei nostri corsi, nei nostri percorsi di coaching eccetera, lavoriamo tantissimo con i nostri docenti per lavorare proprio sulla produzione di slide che vanno bene per il webinar. Cioè, se voi guardate quella sotto, introduction eccetera eccetera, è considerata su internet una delle peggiori slide che girano in rete, quindi una delle peggiori slide del mondo. Allora, mi sembra eccessivo, però in effetti questa slide non andrebbe bene per un webinar. A, perché ha un'immagine molto carica. B, perché c'è tanto testo. E invece, se notate, i nostri testi sono ben calibrati. Ora sono assolutamente d'accordo sia con Simona che con Eros, però è importante, cioè le slide non vengono improvvisate, non devono essere buttate lì. No, vabbè, io ce le ho, prendo le mie slide e le metto lì. No, c'è un lavoro proprio di re-editing molto importante proprio sulla creazione appunto del design della slide. E non c'è solo la slide, quindi vabbè, adesso vado veloce su questi aspetti che sono quelli tecnici, non vi voglio tediare su come si sviluppa una slide. Non c'è solo quello, c'è l'aspetto tuo, l'aspetto. Vai. Ognuno di noi ha un pallino, no? Ha un pallino. Io ho il pallino del video. Secondo me il video deve essere fatto in un certo modo. Se io mi metto qua così in basso, si dice che sono affogato. Se spengo la luce, si dice che sono troppo buio. Insomma, anche il video va rapportato in un certo modo. Luca, c'è un altro pallino che poi in realtà condividiamo, perché sì, oppure ho visto io anche situazioni, adesso non lo posso fare, però tipo così. Poi vediamo questa cosa perché quando nel 2011 Luca mi ha chiesto: ma tu questo webinar come lo fai? Con quale microfono lo fai? In realtà ancora oggi succede, c'erano di voga quei microfonini che tu compri nelle patatine, 5 euro dai cinesi. In realtà dietro anche il microfono c'è un bel investimento che serve a farsi sentire, perché se non arriva il video sicuramente deve arrivare l'audio. Assolutamente. E poi c'è la connessione, che non è l'ultimo ma è il primo delle situazioni. La connessione fa sì che il webinar debba essere calibrato differente se io lo faccio in una comunità montana piuttosto che lo faccio in una grande città con una banda larga. In Italia in realtà la banda larga non esiste in quanto tale, per quanto abbiamo i fibra, superfibra, ultrafibra, fibra che ti entra da tutti i lati, ti esce da tutti i lati, in pratica la connessione è sempre bassa. E quindi in realtà abbiamo lo stesso microfono, Susanna e Luca abbiamo lo stesso microfono. Ho già guadagnato la mia migliore amica stasera. Susanna, ho deciso che è diventata la mia migliore amica, perché ho un altro asso qua nella manica, che io ho le mezze maniche e quindi ce l'ho qui sotto, che è un'altra cosa che non sto qua a dire, poi se vuole la dice. No, è l'articolazione delle parole. Allora, sì, magari dopo ce l'hai sotto mano. Beh, forse ce l'ho anch'io. No, aspetta, non ce l'ho sotto mano. Uno tra tutti. Ma sempre lo stesso. È Samsung. Samsung, come un misto tra Samsung e Samsonite, ok? È il migliore in assoluto. Cioè, quello che noi consigliamo a tutti, che costa sui 60 euro credo, poi oscilla tantissimo da negozio a negozio. Ah, è vero, perché Maria Los Angeles, sì, buon Natale, Angeles ce l'aveva, l'aveva chiesto, infatti l'ha preso il condensatore. Mi sono impappinato nel nome. E ci aveva chiesto appunto un parere sul microfono, gli avevamo consigliato, e effettivamente anche con Paolo ne avevamo parlato, ed è effettivamente un buon risultato.